Allora grazie intanto di essere intervenuti alla presentazione di questo libro. Naturalmente grazie all'assessore alla cultura del Comune di Roma Giovanna Marinelli che è qui con noi. Grazie a Valerio Barletta che è il presidente del 14 Municipio del Comune di Roma. E grazie a Gianrico Carofiglio, scrittore, non ha bisogno di presentazioni. Allora, tra breve vedremo un filmato, un filmato che dura quattro minuti, eh, nel quale eh, Roberto ci accompagnerà nei luoghi dove 65 anni fa si consumò la triste parabola della vita di Annarella Bracci. Prima del filmato però è necessario raccontare qualcosa, anche perché credo che insomma, non tutti conoscano. La vicenda di Annarella Bracci e, e perché, comunque, insomma, vale la pena anche per capire il percorso che poi eh, Roberto farà nel quartiere, eh, farà nel filmato, ha fatto nel filmato nel quartiere di Prima Valle. Allora, anno 1950: Prima Valle, Prima Valle è una borgata. Venuta su negli anni del ventennio fascista, dove il regime ha trasferito operai e artigiani, un tempo residenti, nelle case del centro storico di Roma, sventrate per fare spazio al riassetto urbanistico della città. Sul finire della guerra e anche negli anni immediatamente successivi alla caduta del fascismo, agli operai e agli artigiani si aggiungono. Sfollati, contadini provenienti dalla provincia di Roma e anche da eh, numerose regioni del Mezzogiorno. Quando la nostra storia si svolge, sono circa 50.000 gli abitanti eh, del, eh, della borgata. Insomma, Prima Valle è nel 1950 uno strano miscuglio di diverse culture, tradizioni, Dialetti. Su questo fondale inizia la nostra storia. È il 18 febbraio, sabato di carnevale. In una palazzina di via eh, Lorenzo Litta, che si trova nell'ultimo lotto della borgata, proprio prima dell'aperta campagna, c'è l'abitazione di Anna Bracci, detta Annarella. In casa, oltre alla ragazzina, ci sono. Eh, sono circa le sette e mezza, e in casa, oltre alla ragazzina, ci sono la mamma, Marta Fiocchi, eh, il fratello di Annarella, Mariano Bracci, che ha da poco subito un'amputazione eh, ad una gamba perché è affetto da un tumore osseo. Il padre non c'è. Non c'è perché. La coppia Bracci si è appena separata e Rizziero, così questo è il nome del papà di Annarella, è andato a vivere altrove. Ecco, intorno appunto alle 19.30, Marta Fiocchi chiede alla figlia di andare a farsi prestare un po' di pasta e un po' d'olio da un'amica di famiglia e a comprare 20 lire di carbone. In casa c'è solo un piatto di broccoli lessati quella mattina. La ragazzina accetta di fare la commissione anche se un po' controvoglia. Esce con una borsa, dentro c'è un contenitore per l'olio e raggiunge l'abitazione eh, dell'amica di famiglia che si chiama Miriam, Miriam Bernardini. La signora però non c'è, in casa c'è il figlio, gli dice che non hanno né pasta né olio da dargli. Però prima che se ne vada incarta un po' distrutto e lo consegna ad Annarella. A questo punto alla ragazzina resta da acquistare il carbone, però prima di raggiungere la bottega del carbonaio prosegue fino a Piazza Borromeo, che la Piazza Borromeo era appunto nel 1950, è nel 1950 il centro della vita sociale della borgata. C'è cioè una pasticceria c'è il forno del pane, c'è una venditrice di caldarroste e c'è il capolinea del 236. La piazza è affollata di gente, un po' per l'ora, perché ovviamente quelli che lavorano a Roma eh, diciamo, stanno rientrando, e un po' perché è sabato di carnevale, quindi c'è molta gente in giro. Annarella si mette seduta sul ciglio della panetteria, arriva, una sua amichetta, chiacchierano un po'. L'amichetta gli dice: Mi accompagni a prendere il pane dentro la panetteria? E qui Annarella dà una strana risposta. Dice: Non posso accompagnarti perché sto aspettando la mamma. E francamente, questa è una cosa strana, no? È una delle, delle stranezze, delle tante stranezze che incontreremo in questa storia. È strano perché appunto la madre era stata la madre a dirgli di andare a fare la commissione. Chissà perché Annarella ha dato quella risposta. Nel mentre le due stanno ancora parlando, sopraggiunge Lionello Egidi, che è appena sceso dal 237. Chi è Lionello Egidi? Lionello Egidi è un contadino giunto a Roma dalla provincia di Viterbo in cerca di fortuna. Annarella lo conosce molto bene. Lo conosce bene perché Giti ha abitato per qualche tempo con la sua famiglia in subaffitto nella cantina di Casabracci. Poi mh, quando vedremo il filmato eh, vedremo Roberto che eh, attraverserà un po' il quartiere di Primavalle e ci condurrà eh, proprio all'ingresso della, della cantina. La, la vedremo com'è ora annarella gli dice ho fame mi compri 10 lire di caldarroste e Gidi, che evidentemente ha nei confronti di annarella un debole diciamo che gli vuole bene e forse ha anche una, una attrazione nei suoi confronti gli dà eh, le 10 lire e lei tutta contenta va dalla caldarrostaia e si prende 5 castagne cotte e 5 crude. Nel frattempo Egidi fa quello che nella vita sembra riuscirgli meglio, attacca bottone con una certa Antonietta, una ragazza di 17 anni che vive nella borgata e si dimentica molto probabilmente di Annarella. Annarella va a comperare. a questo punto, dopo aver mangiato le castagne, va a comprare il carbone. Sono le 20 e 20, eh, prende 18 lire di carbone, eh, prende le 2 lire di resto e da questo punto in poi Annarella scompare, entra in una zona d'ombra e dopo tutto questo tempo nessuno è in grado, naturalmente eh, l'autore del libro ha fatto un'ipotesi molto affascinante, ha ricostruito. Io credo arrivando vicinissimo alla verità, ma in realtà la certezza non ce l'abbiamo. Annarella scompare irrimediabilmente nell'oscurità. Ecco. Eh, che cosa accade subito dopo? Eh, voglio solo fare qualche brevissimo accenno, sempre perché è bene, no? poi entreremo un po' nei dettagli. Eh, è bene puntualizzare secondo me no, alcuni aspetti di questa vicenda accade che eh, viene fatta la denuncia e che eh, la polizia concentra la propria attenzione su Marta Fiocchi cioè sulla mamma in verità la mamma viene in qualche modo fermata e interrogata e eh, dà delle risposte non coerenti, si contraddice, quindi crescono i sospetti. Perché, perché accade questo? Perché la polizia eh, sceglie la mamma eh, di Annarella come primo diciamo, sospettato no? di, di questa, della sua sparizione? In realtà nessuno pensa all'omicidio, no? dovete tenere presente questo, pensano che una bambina è sparita, perché? Beh, intanto abbiamo detto che c'è il problema della separazione, no? cioè, eh, il papà di Annarella se n'è andato di casa, ma è accaduta anche un'altra brutta storia, una, una storia per certi versi drammatica, ovvero eh, la mamma di Annarella eh, ha fatto un aborto di fronte ai propri figli in casa. Ecco, a questo punto, quando eh, Annarella informa il padre, eh, diciamo che il padre è quasi costretto a denunciare la moglie per eh, adulterio e procurato aborto. E siamo appunto, eh, il giudice inizia a fare eh, la sua indagine e eh, in breve eh, decide di parlare con la ragazzina. Parla con la ragazzina da solo, eh, la mamma è molto preoccupata per quello che può aver detto Annarella al giudice, e quindi questo spiega diciamo, il fatto che in quel momento in casa Bracci c'è una situazione di grande tensione. Ecco, siccome tutti pensano che qualcuno l'ha rapita, ecco che. Viene fuori il sospetto nei confronti della mamma, ma in realtà le cose poi precipiteranno 15 giorni dopo perché viene ritrovato il corpo, poi vedremo come della povera Annarella in un pozzo. Poi si scoprirà che in verità Annarella non era morta quando è stata gettata nel pozzo. E che, è, e che è morta affogata. Ecco, eh, a questo punto le indagini cambiano e eh, l'attenzione degli inquirenti si concentra esclusivamente eh, su eh, Egidi, su Lionello Egidi, che eh, per farvela breve insomma, viene arrestato. Eh, viene interrogato, viene eh, picchiato, viene raggirato e alla fine confesserà. Poi ritratterà tutto, ma eh, verrà costretto a confessare. Ecco per il momento direi che ci fermiamo qui. E che eh, adesso no, possiamo vedere il filmato: Pochi minuti. che dura sì, tre, minuti. tre minuti, quindi, insomma, nel filmato vedrete. Vedrete, vedrete i luoghi, vedrete eh, il carbonaio, c'è ancora il negozio, c'è una strana scritta, ecco. Bene, questi erano appunto i luoghi della storia, avete visto all'inizio eh, quell'insegna su cui si era scritto eh, Stationer Shop e quello era il negozio del carbonaro, <coughs> del carbonaro. poi eh, il cortile, la casa, la finestra della casa dove abitava la famiglia Bracci, eh, dove c'era la bandiera che sventolava quella sotto c'era la cantina dove aveva abitato per alcuni anni eh, Egidi pagando l'affitto alla famiglia Bracci, poi avete visto eh, quella, quella costruzione eh, con quella colonna dove c'era il numero civico 20 e una lettera T tracciata sotto, quella era l'abitazione della signora Bernardini dove era andata a prendere, appunto dove cercava la pasta e l'olio. Poi avete visto, avete, visto, insomma, avete visto quello che è rimasto del luogo dove c'era il pozzo, avete visto i funerali, parteciparono 200.000 romani ai funerali di Annarella. Quindi provate a pensare all'emotività che questa cosa eh, suscitò. E infine abbiamo visto il parco dedicato alla memoria di Annarella. Ecco adesso. Eh, la parola a Giovanna Marinelli per i saluti istituzionali insomma, della nostra, alla nostra eh, iniziativa. Assessore. Innanzitutto un ringraziamento e un apprezzamento a Roberto Morassut che è una persona con la quale ho avuto la fortuna già di lavorare in alcuni anni passati e quindi sono particolarmente lieta di essere qui e ho aderito con grande entusiasmo alla sua richiesta di dare un saluto istituzionale. Io devo dire che al di là del saluto istituzionale, devo dire che ci sono molte cose nel libro che ho, avuto, che ho letto che mi sembra eh, vadano sottolineate e che ci possono dire qualcosa di non superficiale rispetto al presente. Evidentemente c'è un modo molto dettagliato di raccontare questo delitto, ma è anche un modo molto moderno, molto contemporaneo, e eh, ci riporta in maniera con molta evidenza al racconto di un episodio che in quegli anni fu così significativo. Oggi, di episodi di questo genere, ed è la prima riflessione che mi viene da fare, purtroppo le cronache ce ne consegnano mo molte, ma a quei tempi era sicuramente uno dei primi. Eh, episodi di questo tipo che veniva messo eh, sotto gli occhi di tutti, forse c'erano anche stati, se n'era saputo meno, veniva messo sotto gli occhi di tutti e soprattutto nasce un modo di raccontare, un modo di raccontare un po' eh, particolare. Eh, indubbiamente abbiamo a che fare con un'Italia di quegli anni che non era ancora l'Italia del boom economico, ma che comunque aveva. Eh, aveva già dei fermenti significativi che già in questo racconto si cominciano a leggere. Devo dire che, in particolare, da questo punto di vista mi hanno molto colpito le fotografie. Trovo che il corredo fotografico non solo è stato scelto con estrema accuratezza, ma sicuramente eh, ci dà un commento visivo molto importante al racconto che viene fatto. In qualche modo. Eh, abbiamo sotto gli occhi un modo particolare di raccontare quello che è il ruolo dello Stato, della polizia, della stampa in quel momento. Non solo il ruolo, ma anche il modo con cui si raccontano al pubblico e questo forse è il primo elemento di, di novità. Eh, mi piace in questa fase però soffermarmi in particolare sul discorso delle periferie. Indubbiamente sono quelli gli anni in cui le periferie cominciano a diventare un luogo della coscienza della città, probabilmente questa consapevolezza allora non c'era, lo scrive anche Morassute, prima del caso Bracci la periferia di Roma non esisteva nella coscienza civile e questo credo che sia una prima considerazione importante, arriva alla coscienza civile sull'onda di, un, eh, di una vicenda di cronaca particolarmente cruda perché riferita ad una bambina, le stesse foto che vengono che sono eh, riferite al, al funerale venivano citate poco prima sono estremamente significative. Eh, quello stesso funerale diventa in qualche modo una manifestazione popolare, una maniera per eh, far dire a quanti eh, vivevano in quelle periferie siamo qui, esistiamo e rappresentiamo una parte di Roma. C'era voluta in qualche modo questa morte misteriosa per dare una coscienza in qualche modo a questo mondo delle periferie fino allora sostanzialmente sepolto. Eh, le periferie bucano il silenzio bucano il silenzio al punto che due personaggi come Curzio Malaparte e Pietro Ingrao hanno l'occasione per fare un battibecco che ci dice abbastanza quali erano le due posizioni contrastanti per un verso. Qualcuno dice, rispetto al, all'assassinio della, della ragazzina, dice «gli assassini siamo noi», scrive Malaparte sul Tempo. «Quanti hanno mai visto, sia pure di sfuggita, la borgata di Prima Valle? Quanti sono stati a visitare quel terribile regno della miseria, del vizio e della disperazione?» E poi, conclude Malaparte, «è certo una vergogna che a poca distanza da Roma esistano simili santuari, siamo noi i responsabili». Beh, la domanda è noi chi naturalmente? Il giorno successivo, e siamo all'8 marzo, quindi la data in qualche modo ha un senso, Ingrao, che in quel momento era direttore dell'unità, eh, discute di quella responsabilità, di quel dito puntato praticamente sul delitto e sulle condizioni sociali, cioè sulla realtà sociale nel quale era maturato. Ed Ingrao scrive... Per quale ragione, per esempio, il Sindaco di Roma dovrebbe sentirsi particolarmente responsabile della condizione di Primavalle se la colpa e le responsabilità sono in fondo di tutti noi? Ecco, al di là del contesto polemico in cui nasce naturalmente questa frase di Ingrao mi colpisce il fatto che alla luce del lavoro che stiamo per esempio in questo momento impostando sulle perie e voi sapete che l'amministrazione sta puntando molto su un eh, discorso dedicato alle periferie con molta attenzione. Bene, queste parole ci sembrano significative, ci riportano alla luce una coscienza che nasce in quegli anni e che ancora oggi ha, ci è presente in, con sfaccettature sicuramente più complesse, ma che sicuramente ci portano a considerare l'esigenza di un criterio di accessibilità, di uguaglianza, del fatto che in qualche modo... Tra Prima Valle e Via Veneto la differenza rimane ancora troppo consistente. Ora, quello che per esempio stiamo provando a mettere in campo è proprio questo discorso di una centralità delle periferie, di fare in modo che ci sia un dialogo e un'attenzione costante che in qualche modo ci aiutino a rafforzare e a diffondere questo ragionamento che siamo tutti parte di un'unica grande città, di un unico grande contesto e soprattutto di un'identità che è quella della città di Roma. Grazie. Bene, adesso sempre per i saluti istituzionali la parola a Valerio Barletta che è il presidente del municipio dove eh, appunto eh, c'è Prima Valle. Grazie, un ringraziamento personale e particolare a Roberto Morassut per, aver, per avermi voluto invitare in questa presentazione straordinaria in Campidoglio. Tante altre ce ne sono state anche nel nostro territorio. E credo che sia un'opportunità importante per uno dei quartieri più importanti, più grandi del Municipio 14, per ricostruire un fatto storico, ma per farlo con il cuore e l'attenzione che, che Roberto sa mettere nel suo lavoro. Anche nel video la scelta oggi di partire diciamo, dalla presentazione del libro con le immagini della prima valle quotidiana attuale, credo che vogliano dire molto. Oggi è un quartiere, Prima Valle, che eh, con grandi difficoltà, come tante altre periferie, prova a trovare il proprio posto nel mondo, il proprio posto nella città, anche nell'attenzione delle istituzioni. Vedo diverse facce di abitanti del quartiere, questo mi fa piacere, altri immagino che vengano da altri quartieri della città, ma come tante periferie, luoghi, spazi iniziative che si provano a mettere in campo danno il segnale di quello che può e deve essere un'attenzione, un cambiamento anche nella nostra città stessa. Però oltre alle immagini, lì Largo Federico Borromeo di fronte alla biblioteca, oggi lì c'è una biblioteca, c'è il comando della polizia locale, c'è un dinamismo delle realtà associative del territorio. Abbiamo visto una bandiera di un partito politico che oggi è lì a Vialitta piuttosto che il parco Anna Bracci, tanti di quei luoghi. In quei luoghi, se forse mettessimo un filtro in bianco e nero, probabilmente non sarebbero tanto diverse da quelle immagini dell'Istituto Luce degli anni 50. Eh, e questo credo che sia un, un salto per noi, il lavoro di, di Roberto, questo libro è un salto importante che da oggi ci deve riportare, ci prova un po' a riportare indietro è come eh, un libro solo sa fare, davvero eh, anch'io incuriosito da, da questa storia lo fui quando per la prima volta da consigliere d'opposizione vidi la targa al parco Anna Bracci è un consigliere un po' più anziano di me in municipio chiesi di raccontarmi un po' la storia, aveva 73 anni, la conosceva benissimo, si chiamava Fausto Torresi e mi raccontò la storia di Annarella Bracci. Quindi con quella stessa curiosità, il tuffo nel libro eh, di Roberto riesce con un'efficacia unica a, a rimettere in fila gli eventi, a dare anche delle prospettive di lettura di un caso poi possiamo dirlo, forse irrisolto, in parte irrisolto, insomma, ma a sottolineare quelli che sono aspetti straordinari, unici, anche quelli di, di un amministratore locale che ritiene opportuno sottolineare. Io prima di tutto eh, ho apprezzato tantissimo l'attenzione con la quale si descrivono i luoghi, questo lo, lo avete capito, ma le persone... E la descrizione della famiglia, della caratterizzazione dei personaggi direi, di questo romanzo tragico e, e dietro uno scenario un po' più d'insieme eh, credo che sia per me amministratore locale l'interrogativo più grande, c'è un capitolo specifico sull'urbanistica, diciamo sulle scelte e sulle conseguenze dell'urbanistica anche nei fatti concreti di una vita quotidiana dei cittadini. E eh beh, lì quando Roberto fa tutta questa indagine su, sulla tipologia di abitazioni, sul vivere promiscuo in alcuni casi negli stessi spazi, piccoli, su come i rapporti tra fratello e sorella o tra fratello e cognata, il caso eh, dello stesso Egid, insomma, devono pure far riflettere. Ho visto diversi amministratori locali in sala su quanto poi le scelte che anche le amministrazioni mettono in campo possono avere in qualche modo, forzando un po' la lettura, una corresponsabilità su quello che accade. Non che eh, le vicende di tipo penale non abbiano quella caratteristica naturale e giuridica di avere solo esquisitamente una responsabilità personale, ma... Degli interrogativi, me li apposti, immaginare il ruolo dell'urbanistica, immaginare il ruolo di scelte politiche che stanno a monte a fatti di questo tipo eh, è un fattore nuovo, una lettura innovativa che, che ho trovato nel libro. Poi questo tema importante della periferia. Condivido pienamente la lettura di, di Giovanna Marinelli che riprende il passaggio eh, il funerale, non solo, il funerale, certamente, ma il processo. Tutta la, la storia, anche con l'attenzione delle immagini, le copertine del libro, de, dei giornali del tempo, eh, una prima spettacolarizzazione in qualche modo anche del processo e come cambia la lettura dell'opinione pubblica anche rispetto alla stessa figura di Egidi. Quanto è stata in quel momento la forza nelle periferie romane di acquistare una coscienza di classe? Lo possiamo dire, per Prima Valle sicuramente sì. Per la prima valle degli anni 50 quello spartiacque c'è stato e credo da allora per tante altre periferie anche con degli sviluppi politici importanti nella storia della Roma degli anni 60, della Roma che ha generato una classe dirigente importante, dei sindaci che hanno fatto la storia della nostra città. Il processo, i funerali, la stampa, la lettura, mi è piaciuto molto questo passaggio, la prima messa in discussione popolare del ruolo stesso della polizia, di questa pressione fortissima che su Egidi la polizia aveva fatto e quanto anche in quel momento, in quel quartiere, questo aveva in qualche modo, con il ministro Schelba, quella fase storica è quella, caratterizzato e toccato una nota di vulnerabilità, una nota di delicatezza. E un ultimo aspetto, questo delle, della strage. Di un eccidio drammatico, e appunto una contestualizzazione nello stesso, dello stesso nella storia. Oggi siamo un po' portati a leggere tutti i fattori in assoluto. Io credo che eh, facciamo bene a volte ad astrarre eh, i momenti storici e la cronaca, a ricollocarli in uno spazio di tempo più largo ehm, e immaginare che la storia da. Da sempre, ci ha consegnato fatti tragici, storie di mostri o ricerche di mostri, come è stato il caso di Egidi. Ma eh, non è solo un libro che tocca la storia appunto eh, di, di una strage, di un eccidio, non è solo un libro che appunto individua le scelte e le responsabilità della politica in ordine all'urbanistica, non è solo un libro che caratterizza i personaggi, non è solo un libro che parla. Di un quartiere o di Annarella, una bambina di 13 anni che, che muore e la ritrovano in un pozzo, non è solo la storia della periferia, è un, un contenitore straordinario che, che cattura, che seduce eh, e che eh, rende fiero il primo cittadino oggi del Municipio 14 di un libro come questo. Ringrazio ancora Roberto Morassut per aver voluto ehm, invitarci in questo viaggio, in questa. Lettura importante. Noi eh, come Municipio 14 cercheremo di fare il possibile affinché eh, il libro possa essere conosciuto tanto e di più insieme a te, Roberto, anche nelle nostre scuole, nei territori, nei luoghi di aggregazione ancora di più, sostenendoti in questo percorso che già stai facendo. Buon lavoro. Bene, allora adesso credo che accadrà qualcosa di molto interessante. Eh, la storia di Annarella Bracci appunto, è una di quelle storie che si leggono nelle pagine della cronaca e non nei romanzi. Ahimè, è una storia cruda, è una storia tragica, drammatica. Anche per questo sono stato molto contento quando poco fa Gianrico Carofiglio mi ha detto che eh, piuttosto che rispondere a delle domande lui voleva imbastire un dialogo con l'autore e sarà io credo un dialogo estremamente eh, un dialogo fatto di domande e risposte credo che sarà un dialogo estremamente intrigante e interessante perché appunto tutti conosciamo un po' la storia di Carofiglio insomma, che si è occupato eh, ovviamente no? di storie concrete, reali, ma poi in realtà no? eh, racconta, racconta e racconta molto bene eh, vicende eh, che eh, hanno come protagonisti appunto dei personaggi che si muovono sui fondali, appunto no? di romanzi. Quindi questo Uh, diciamo, uh, questa quasi intervista che Gianrico vuole fare a Roberto, io ritengo che possa essere mh, davvero, oltre che insolita, no? molto, molto interessante. Per cui ti cedo molto volentieri la parola. Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio per aver detto e ripetuto che diciamo, non ho bisogno di presentazioni. Io ho molti dubbi su questo punto e eh, sulla base di recenti esperienze piuttosto diciamo, eh, frustranti devo diciamo, smentirvi. Recentemente ero in un'altra città per fare una lezione all'università e mentre camminavo, poco prima di andare a fare questa lezione, era Lucca, ero sulle mura, mi sento chiamare e toccare sulla spalla e, una signora sorridente, insomma, quasi incredula, mi fa: dice, ma, ma è lei? Che è una domanda a cui è difficile rispondere: no, comunque sia, diciamo. E in effetti dico: Sì, sono io. Fa, dice, e, <coughs> e mi firmerebbe un libro. E io faccio un sorriso stupido. Diciamo, in cui dico: ben volentieri, no, perché ce l'ho in borsa ero lì sulla panchina, prego, faccia pure. Va a prendere il libro. E viene da me ed era un libro di Camilleri. <ride> io sono caro figlio. Vorrei dire, caro figlio, non Camilleri. Fatta questa premessa, diciamo così, e passando allo specifico per cui siamo qua, in realtà ho detto che mi piacerebbe conversare con Roberto Morassut di questo libro perché ho qualche esperienza di presentazioni di, di libri. Di solito sono diciamo, il soggetto passivo della presentazione e, e poche cose innervosiscono il pubblico e diciamocelo anche l'autore. Quanto i presentatori che dicono sarò breve, dirò poche parole sul libro e dopo 45 minuti, stanno ancora spiegando la loro opinione. Io sarò veramente breve nelle singole domande, che in realtà sono mie vere curiosità. Che quindi, una volta tanto, avendo un ruolo diverso da quello dell'autore, mi posso togliere. Il libro è eh, entrando rapidamente in pochissime parole di introduzione come si sarebbe detto in certa ottima critica militante del passato, segnato da una dolente passione civile, eh, si percepisce eh, nettamente questo senso di indignazione rispetto all'ingiustizia, in particolare quella che riguarda la vittima del reato, ma in generale a questa dimensione di, di quasi incurabile ingiustizia, eh, di irredimibile ingiustizia. Che segna un po' il destino di tutti quanti eh, i, eh, gli abitanti di, di quel posto e contemporaneamente è a rendere più, più fosco, più drammatico il quadro, tanto più impressionante per un lettore di oggi, quanto più diciamo, non lontano nel tempo è il periodo in cui la storia è ambientata. Si può dire che, se questo fosse un romanzo, non ci sarebbe un protagonista positivo. Non c'è un personaggio in cui il lettore ha voglia di immedesimarsi. In un modo o nell'altro, vittime o carnefici, esecutori o eh, eh, diciamo, eh, coloro che elaborano gli ordini, nessuno è un personaggio positivo. E allora proprio prendendo spunto da questa eh, visione dura, eh, realistica, appassionata ma terribile, la prima domanda che è, lo dico subito, una domanda banale, ma è la prima domanda a cui di fronte a un libro del genere, che non è un romanzo, ma è un saggio, perché vedete, faccio una rapidissima digressione, chiedere allo scrittore di un romanzo perché ha scritto un romanzo è una domanda che di solito otterrà risposte evasive, perché lo scrittore del romanzo non lo sa scrive il romanzo per capire più o meno perché lo vuole scrivere. Col saggio è diverso. Il saggio può essere indotto anche da ragioni profonde di cui l'autore non è del tutto consapevole, ma eh, ci sono ragioni specifiche che hanno a che fare con l'oggetto del saggio, per cui l'autore può rispondere a questa prima domanda, cioè perché questo libro, perché il racconto di questa storia e soprattutto di quell'epoca. Intanto grazie a tutti per essere qui stasera. E grazie al Sindaco Marino che ha reso possibile svolgere questa iniziativa qui nella prestigiosa sala della Protomoteca alla quale sono tanto affezionato. E naturalmente Giovanna Marinelli e Valerio Barletta per la loro presenza qui, per le cose che hanno detto. A Gianrico Carofiglio, perché so che per stare qui questa sera ha dovuto fare tra Roma e Bari un po' la spola. E sta presentando peraltro il suo ultimo libro, faccio uno spot ma non è dovuto, però eh, credo che sia il caso di ricordarlo, che è La regola dell'equilibrio, edito da Einaudi, l'ultimo lavoro eh, pubblicato da Gianrico Carofiglio. Ci scusa Paolo Mieli, non è qui stasera con noi perché è impegnato nella vicenda RCS, qualcuno avrà letto sui giornali una questione che sta un po' all'attenzione del mondo editoriale. Federica che ha fatto con grande eh, generosità la prefazione a questo libro, potrei continuare, però una parola per i dipendenti del cerimoniale, che ci sono cose tecniche quando si occupa questa sala, si sono molto spesi, li ringrazio, e poi c'è una persona delle tante che hanno contribuito a farmi venire questa storia, diciamo in mente, che sta qui stasera, si chiama Simona Isgro. È una diciamo, archeologa, lavora alla Regione Lazio e lei mi ha dato una grande mano nella scavare i materiali che sono alla base di questa ricerca presso il Tribunale Penale di Roma per selezionare i pezzi. Quando si scava ci sono delle cose che sono soltanto detriti e ci sono delle cose che invece sono importanti per la testimonianza, per le tracce. E lei da fiuto archeologico con la sua capacità di archivista anche ha fatto un lavoro straordinario una infrastruttura che per me è stata preziosissima, la ringrazio detto questo rispondo dunque io questo fatto di cronaca l'ho intercettato eh, tanti anni fa mentre preparavo la mia tesi di laurea Era no, i primi anni 90 Lionello Egidi era ancora in vita ma non potevo saperlo perché ho scoperto solo dopo che morirà nel 99 la mia tesi di laurea sulla Roma del dopoguerra e sfogliando una raccolta ingiallita del messaggero, a un certo punto mi sono imbattuto in questa storia. Ci sono delle, io penso ci siano nella vita di ognuno di noi, delle persone, delle situazioni, delle circostanze, e anche delle vicende che si attaccano alla, al sentimento, ti, 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 ti catturano, ti, ti restano un po' dentro e non te ne liberi più. E io non me ne sono liberato, non me ne sono liberato perché, poi incuriosito e andando fuori tema rispetto alla mia tesi, mi sono dedicato per qualche giorno a raccogliere cose su questa vicenda. Una bambina che scompare, non si sa mai dove è andata a finire, le ricerche affannose della polizia e poi questa cosa che monta improvvisamente sulla cronaca dei giornali di Roma e diventa un fatto nazionale, addirittura internazionale, perché ne scrisse anche stampa francese. E quindi mi ha catturato incredibilmente, non avevo il tempo, non ho avuto il tempo poi dopo per, per sviscerarla, ho lavorato per accantonare del materiale e poi quando ho avuto un po' più di tempo, soprattutto nei fine settimana, ho cercato di capire questa storia. Ed è una storia che non è un romanzo, no, non è un romanzo, non ha né un lieto fine, non ha un inizio e una fine, eh, non ha una circolarità nella narrazione, non c'è un eroe positivo, è una storia vera, che però contiene, curiosamente, perché il destino forse ce l'ha delle simbologie, contiene degli incredibili elementi allegorici. Eh, ne dico solo alcuni, tutto avviene a carnevale, il 18 febbraio è carnevale, Primavalle è piena di maschere di bambini, si travestono addirittura le persone più grandi perché i cowboy andavano molto erano i primi anni del dopoguerra qualche film western ehm, e tutta la storia è una storia di travestimenti la verità ogni tanto fa capolino poi diciamo si inabissa i comportamenti di alcune persone sono comportamenti eh, nebulosi la nebbia domina la narrazione e curiosamente la nebbia è la contrada dove Annarella viene ritrovata via della Nebbia, che oggi è via Cogoleto, un piccolo tratto ancora si chiama via La Nebbia. E il fatto che Annarella muore il 18 di febbraio, quando viene rapita, muore perché poi l'autopsia accerterà che è morta quel giorno. Viene accusato della sua morte Lionello Egidi. Il 19 di febbraio, cioè il giorno dopo, nasce il figlio di Lionello Egidi e quindi quasi la vita e la morte eh, di due bambini si toccano nella vita di una persona. Ce ne sono tanti di questi elementi allegorici che fanno, danno quasi la sensazione che sia un canovaccio, uno storyboard di un noir scritto da qualcuno. Invece è la realtà. Ed è una realtà tragica perché finisce senza una spiegazione, come probabilmente tante cose della nostra vita non hanno spiegazione: il destino cammina da sé. E Annarella non troverà una giustizia. A un certo punto scompare dalla borgata si allontana, sgranocchiando delle castagne. Non sa che su quella piazza di Largo Borromeo non ci torna più, ma non ci sarà per sempre e non ci sarà mai perché ormai il tempo ha ingiallito anche le possibili spiegazioni. Nessuna verità. Sì, questo mi sembra uno spunto molto interessante in realtà. Da un lato la dimensione allegorica, simbolica del romanzo, ricordiamoci che l'allegoria è una figura retorica che è l'unione di più metafore, l'allegoria è un modo per, per enunciare delle idee, delle verità in forma di storia, ma di storia simbolica e questa è una storia simbolica. E, e, e... Questa dimensione oscura che si percepisce sin dalle prime pagine, come se ci fosse un abisso vicinissimo a noi fisicamente, ma vicinissimo anche nel tempo, è in qualche modo la sintesi delle molte metafore, personaggi metaforici, situazioni metaforiche che eh, contengono la storia. E dall'altro lato c'è un lato estremamente simbolico, come dicevamo, e diciamo, e dall'altro lato c'è diciamo l'unico personaggio che non c'è mai in realtà a parte l'inizio ma che è forse l'unico vero personaggio che è la bambina o ragazzina in realtà guardare le foto sembra più una giovane donna mh, piuttosto, piuttosto che una bambina e mh, proprio mentre parlavi, parlavi mi veniva in mente forse il romanzo più bello dell'ultimo premio Nobel, dell premio Nobel eh, Patrick Modiano eh, che ha un tema ricorrente diciamo nelle sue opere quello delle vite e delle situazioni che vengono risucchiate dal passato e dall'oblio e che se non le si racconta scompaiono per sempre. Dora Bruder per esempio, la storia di una bambina probabilmente finita nei campi, è il tentativo di ricostruire un pezzetto della vita di questa ragazzina ribelle, incline a scappare. Pezzetto di vita che altrimenti appunto verrebbe come tutte quante le altre vite risucchiato. Allora, la mia ulteriore domanda, prima di passare a temi più politici, eh, che certamente e molto ci sono in questo libro è approfondendo la precedente il rapporto dell'autore con la bambina ragazza con questa vita stroncata, che è la parte meno simbolica e più viva dell'intera narrazione. Sì, è vero, se c'è un protagonista è proprio Annarella Devo dire che. La cosa mi ha talmente preso, forse dirlo in una situazione così ampia, eh, diciamo, ci sono poi degli elementi di pudore nel raccontare cose come queste. Mi ha talmente preso che diverse volte sono andato a vedere al verano dove sta Narella. Sta in una cappella gentilizia romana di quelle che si costruivano una volta, che gli fu una sepoltura che gli fu donata da un signore che aveva un posto e l'accolse in questa sua. Non c'è neanche una targa fuori, non... la memoria si è completamente dimenticata di Annarella Bracci. Tranne qualche rara riemersione della narrazione di Roma, è stato intitolato un parco a Prima Valle grazie proprio all'iniziativa del municipio, del territorio. E poi, dentro c'è la sepoltura e c'è la foto che è quella che avete visto, che è una foto diciamo, di una fissità che cattura questi occhi fissi, questa frangetta spuntata, eh, quasi senza che sembra non esprimere nessun sentimento. Quindi l'essere stato catturato da questa cosa mi ha poi condotto a leggere una vicenda che sostanzialmente ha alla base una eh, incredibile ingiustizia. Ecco, c'è cioè una vicenda che mh, finisce... Senza, senza un perché. Ora, dato che nel corso della vita poi si incontrano persone, si intercettano, è come se disegnassimo diciamo, un percorso nel lungo il quale noi incontriamo persone, cambiamo direzione. E, e Annarella incrocia una serie di persone eh, che stritolano la sua esistenza. Nel libro se ne parla, chi sono queste persone? stridono la sua esistenza e sostanzialmente mh, che finisce in fondo a un pozzo eh, senza una motivazione e senza una spiegazione e quindi questo senso di, di, di ingiustizia, di, di, di assenza di un perché e anche l'età, perché stiamo parlando di una bambina. Io poi ho incontrato tante persone a Prima Valle che sono state amiche, eh, oggi hanno 75 anni, 74 anni, se la ricordano. E ti viene di pensare, ma in fondo questa persona non ha avuto dei figli, non si è fidanzata, non si è sposata, non ha fatto mh, la vita che fanno tutte le persone, per un cortocircuito che c'è stato nella sua vita tra una serie di storie personali che a un certo punto gli sbarrano il passo e dalla quale lei non ha possibilità di uscire. Non è soltanto, attenzione, una vicenda personale. Perché tutto questo avviene su uno sfondo che è stato accennato prima da Igor, che è uno sfondo piuttosto importante per capire la collocazione della storia. È lo sfondo di Prima Valle, in quell'anno, dell'anno Santo, e di quel momento difficile per l'Italia dove tante cose diciamo, erano eh, al centro anche della battaglia politica, dello scontro ideologico, tra questi il ruolo della polizia. Sì, ecco. Per l'appunto, con rapida svolta, vorrei andare proprio diciamo, in quella direzione, quella degli apparati dello Stato, polizia, magistratura, ma anche la politica. Anche qui il racconto che viene fuori dai resoconti è un racconto sconsolato e sconsolante. Nelle stesse, nello stesso repertorio iconografico, nelle fotografie, eh, si ha la percezione eh, di uno Stato incarnato eh, da... Personaggi, come dire, di scarsa umanità, mettiamolo così con una espressione eh, blanda. Il racconto di come si svolgevano le indagini, di come l'idea di giungere a un colpevole purché sia e non alla scoperta eh, della verità, fosse allora, come anche in anni eh, più recenti. La priorità. Io devo dire, riguardavo proprio prima di cominciare a parlare alcune delle fotografie dei funzionari eh, della questura, il questore, il capo della squadra mobile, e quello che si percepisce è una freddezza e un distacco che certamente in qualche modo sono enfatizzati, come dire, dalla riproduzione fotografica, ma che raccontano qualche cosa, eh, come posso dire, di una immedesimazione inquietante fra una funzione. Per tanti aspetti vissuta in modo distorto, e i personaggi che la, che la <coughs> incarnavano. E allora vogliamo dire qualche cosa sulle indagini. Io mi permetto soltanto di fare un'annotazione: è un tema di cui mi sono occupato parecchio, sia diciamo, da investigatore, da pubblico ministero, che da autore di saggi, che poi di romanzi. Il tema della verità costruita dall'indagine, piuttosto che la verità ricercata dall'indagine. Eh, molto spesso, a torto o a ragione, molte volte anche a ragione, l'investigatore capace individua un'ipotesi investigativa e da quel momento in poi, al di là dei casi della malafede, di cui potremo pure parlare in questa vicenda, piuttosto che andare alla ricerca della conferma, ma anche della possibilità di disconfermare quell'ipotesi, va soltanto alla ricerca, a volte, come in questo caso, con tutti i mezzi, leciti e molto illeciti anche. Di una conferma di quell'ipotesi, escludendo radicalmente dal suo orizzonte visuale tutto quello che potrebbe metterle in dubbio. Ecco, questo è un aspetto eh, drammatico e pericoloso delle indagini non soltanto allora, anche oggi eh, esiste in condizioni incomparabilmente diverse una situazione di questo genere, a volte nelle indagini, è un rischio di questo genere, figuriamoci in un'epoca in cui le garanzie erano pressoché inesistenti, basti pensare solo a questo e poi ti cedo la parola, allora era possibile ancora mantenere in fermo di polizia giudiziaria una persona per sette giorni quando esisteva già la norma costituzionale che prevedeva e prevede un massimo complessivo di eh, 96, 96 ore, quindi una norma costituzionale l'articolo 13 eh, violata eh, per lunghi anni. E allora vogliamo parlare un pochettino eh, delle indagini e dei soggetti che le incarnavano nella polizia, nella magistratura, nei vertici dello Stato. Quelle stesse indagini che ben presto eh, riguarderanno altri e più ghiotti dal punto di vista dell'opinione pubblica, eh, delitti dal Famosissimo caso Montesi, all'altrettanto famoso caso credo Fenaroli. Sì, sì. Eh, facciamo un attimo rapidamente una fotografia di quel febbraio 1950, a gennaio c'è stato un cambio di governo perché si è sparato a Modena. Ci sono stati morti per una mobilitazione operaia. E c'è stata una crisi di governo Il governo De Gasperi. Eh, subisce un contraccolpo di opinione pubblica, c'è un'alzata di testa delle forze laiche e si cambia, si fa un rimpasto, parte un nuovo governo, quindi una situazione di crisi politica con una ombra sulla polizia che spara sulla gente. Il ministro degli interni si chiama Mario Scelba, non c'è bisogno di raccontare molto, ma c'è bisogno di dire che Mario Scelba è quella figura che nel dopoguerra si assume dentro il quadro del centrismo post guerra, dopo diciamo, il 47, dopo la fine delle alleanze eh, eh, diciamo, eh, da CLN, si assume il compito di ricostruire la polizia. Che cosa fa sostanzialmente? Scelba, ovviamente sulla base di un progetto politico, seleziona un nuovo quadro di polizia in cui reintegra anche sulla base dell'amnistia di cui era stato protagonista Palmiro Togliatti da Ministro della Giustizia, però la conseguenza è che poi si reintegra nei corpi, nei quadri della polizia il vecchio ordine costituito della polizia pre-repubblicana. Questa è una scelta anche di carattere di stabilizzazione, cioè si, si cerca di riconvertire i quadri che comunque avevano obbedito, si pensava, non ad un partito ma a quello Stato lì, perché avevano esperienza, perché erano dei funzionari dello Stato, e li si rimette al servizio dell'ordine democratico. Poi che cosa succede? Che eh, nella vicenda di Primavalle il commissariato locale comincia ad indagare, ma i commissariati locali erano un po' sprovvisti. Di mezzi, di attrezzature. All'inizio la, la vicenda della scomparsa della bambina viene sottovalutata perché, comunque, nelle borgate di allora i bambini scomparivano per qualche giorno. Tant'è che la mamma, quando va a denunciare, gli dicono: Vabbè, ma aspetti domani, vedrà che ritorna perché c'erano queste cose che i bambini, per tanti motivi, Marachelle o anche motivi più turpi, scomparivano e poi tornavano. Nel caso di Annarella, però. La storia è un po' diversa perché Narella è una bambina particolare, era un po' inverosimile che potesse scomparire così. Fatto sta che il commissariato all'inizio non riesce a trovare una soluzione e arriva la questura con la squadra mobile perché il fatto a un certo punto comincia a lievitare e comincia a lievitare per un motivo molto preciso perché Prima Valle è la borgata nella quale sono stati trasferiti gli abitanti di Borgo Pio e di via della consolazione, demolita durante gli anni del fascismo. Chi erano questi abitanti? Erano quelli che nel 1925-27 trattino avevano assistito alla sequela di, eh, avevano vissuto nei loro territori, stiamo parlando di eh, Trionfale, Montemario, Borgo Prati, la sequela di uccisioni delle bambine di Giro Limoni. C'erano stati i famosi fatti di Girolimoni, poi si scoprirà che Girolimoni non era l'assassino, ma era un'altra persona, un reverendo inglese e che il regime aveva messo tutto a tacere. Ma adesso questo non importa. Ma la gente di Prima Valle che veniva da lì, appena sente che di... è scomparsa una bambina, comincia a generare l'ipotesi del mostro, c'è un mostro. Quindi, anche un po' scossi da tutti questi elementi, la polizia si butta nella ricerca e comincia a indagare, interroga. Scandaglia il territorio, eh, vengono portati dei cani poliziotto della scuola di polizia di Nettuno, si dispiega sempre più le forze perché la gente chiede verità. E qui c'è il tema del fermo di polizia perché c'è una cronometria degli eventi molto particolare. Ricordava Igor Patruno che all'inizio la polizia individua sostanzialmente due elementi. La mamma e Lionel Uegidi. La mamma, per le vicende familiari, per il comportamento iniziale, Lionel Uegidi, perché comunque era una persona che conosceva Annarella, era l'ultimo che l'aveva vista e perché poi aveva una certa fama imborgata di non essere proprio una persona per bene dal punto di vista del rapporto con i minori. Vero o sbagliato che fosse, era sott'occhio. Però all'inizio la polizia si convince che la madre ha qualcosa che non va e quindi indaga su quella strada, poi vedremo perché cambia direzione, vedremo come. Ma qui c'è un tema che riguarda come si facevano le indagini, perché la scientifica all'epoca sostanzialmente non c'era, eh, valeva molto il fiuto del poliziotto e questi poliziotti, eh, che sono in particolare due, il questore di Roma Saverio Polito, e il capo dell'allora squadra mobile eh, Rosario Barranco, erano due funzionari che venivano dall'epoca liberale, che poi durante il fascismo avevano avuto importanti incarichi, ed erano stati soprattutto due funzionari dell'Ovra, la, la Polizia Politica Fascista, che però avevano come loro caratteristica professionale quella di seguire il loro fiuto. E quindi l'utilizzo dei corpi di reato, le tracce, gli elementi contavano ma non contavano, contavano fino a che punto? E soprattutto, era una generazione di funzionari che sapevano obbedire al potere e ai superiori, questi sono gli elementi di base che sono diciamo, fondamentali nel capire come va a finire l'indagine. Il comportamento dei funzionari di polizia non seguirà alla fine la ricerca della verità, eh, diciamo vera, ma ci sarà una verità costruita alla fine, secondo quello che pare di capire, che condurrà, secondo me, fuori pista tutta la vicenda. Tra le fotografie c'è per esempio la foto della mamma, della bambina, eh, subito dopo il rilascio, è eh, già nella didascalia ma non ce ne sarebbe bisogno, si fanno notare i, i, le tracce delle lesioni. Eh, il principale eh, indiziato, poi processato, condannato, assolto, condannato, eh, cioè Egidi, eh, pare del tutto evidente, viene torturato. Oltre a ogni dire, massacrato di botte, deprivato di, di cibo e di sonno, e confessa dopo eh, eh, alcuni espedienti ehm, che sarebbero ridicoli se non fossero drammatici, diciamo, eh, adottati dalla polizia. Insomma, l'immagine che viene fuori, oltre alla, alla questione, come si può dire, di questa eccessiva eh, fiducia molto tipica delle polizie. Eh, della, della reazione molto tipica delle polizie dei paesi non democratici: eccessiva fiducia nel proprio fiuto, l'eccessiva fiducia nel confidente, nelle propalazioni e molto meno fiducia o interesse per una faticosa costruzione del quadro indiziario. Insomma, quello, quello che ne viene fuori è l'immagine di un paese e di istituzioni gravemente arretrate e non è un caso che questa vicenda assieme ad altre. Eh, evochi poi un dibattito parlamentare interessantissimo sulla necessità di giungere a una modifica delle norme processuali, dell'assetto bizzarro dei rapporti fra Polizia Giudiziaria e Magistratura e via discorrendo. Io ho trovato quella parte parlamentare particolarmente interessante, vorrei che ce ne parlassi un po'. Sì, eh, infatti il codice penale e il codice di procedura penale nel 50 erano ancora quelli del codice Rocco. Tra le tante cose, prevedevano che per l'istituto del fermo di polizia, cioè si viene fermati con un'ipotesi di reato eh, e si sta trattenuti per sette giorni, fin tanto che non si accerti la verità in un senso o nell'altro, e o si viene denunciati all'autorità giudiziaria o si viene scarcerati. Questo prevedeva il codice Rocco? Ma la Costituzione nel 1948 aveva già dato un'altra disposizione, che doveva essere però tradotta e versata nel codice, di un fermo di polizia di 96 ore. Il 25 di febbraio, cioè una settimana dopo la scomparsa di Annarella e le prime ricerche, si ferma la madre, si decide di fermare la madre. Si interroga la madre la madre viene maltrattata perché le foto dimostrano che ha avuto delle, che ha delle chimosi. Poi il 3 marzo, sette giorni dopo, esattamente sette giorni dopo, il 3 marzo il nonno di Annarella, il papà del papà, che abitava a sette bagni in un casello, quindi a 20 km di distanza, scopre che la bambina sta nel pozzo. La bambina viene ripescata. A quel punto la polizia cambia completamente l'ordine eh, diciamo, di indagine, l'indirizzo dell'indagine. Si dice, dice il questore, un delitto così efferato non può essere stato compiuto dalla madre. Tenete presente che i verbali degli interrogatori della madre fino al 3 marzo non esistono nel fascicolo. Il primo che si trova è del 4 marzo, ma la madre è stata interrogata fino al 3, febbraio, fino al 3 marzo. E a quel punto, di fronte a questa evidenza di un delitto così efferato, si prende l'altro sospettato, Egidi, che viene tenuto in questura a San Vitale per sette giorni e il 10 marzo, dopo pressioni fisiche consistenti, viene denunciato sulla base di una confessione che lui rende proprio nelle ultime ore della scadenza del suo fermo. La vicenda, e vengo alla domanda. Non può fermarsi lì perché poi Egidi ritratterà, seguirà il processo e mano a mano poi questo processo diventerà una specie di atto d'accusa della polizia. Perché nel dibattimento usciranno fuori fatti nuovi che si concluderanno con l'assoluzione per mancanza di prove di Egidi e ci sarà un contraccolpo incredibile sull'opinione pubblica. Cioè la polizia diventerà l'imputato. Chiunque può essere messo in galera senza garanzie ed essere trattenuto e picchiato. Questo diventa il tema. E Gidi torna a Prima Valle, ci sono delle foto incredibili in cui viene accolto come un eroe, baciato da tutta la borgata, con i flash, con le interviste, quasi una star, cioè la persona dirà il suo avvocato Adolfo Salminci, grande avvocato del foro di Roma che lo difese un uno squisque de popolo, cioè una persona insignificante che mette in scacco la polizia di Roma. La potente Polizia di Roma e da lì comincia un dibattito incredibile che sborda in Parlamento e c'è al Senato, alla Camera una discussione sul caso Egidi molto eh, approfondita anche negli aspetti, che coinvolge personalità eh, di primissimo piano come Paolo Rossi, costituzionalista, come Paglietta, come Ingrao, eh, come il futuro Presidente della Repubblica Leone, dove il contenuto qual è? Dobbiamo riformare il codice penale, non possiamo tenere una persona sette giorni. E allora lì inizia, pensate, una discussione sulla riforma dei codici che arriverà a completarsi nella sua organicità soltanto nel 1988, ministro Martelli, con la riforma del codice penale e del codice di procedura penale, ma che nel 1955 avrà almeno un risultato con la discussione che nasce dal caso Bracci, che è riformare l'istituto del fermo di polizia che verrà... Diciamo, adeguato alle norme costituzionali, non più sette giorni ma 96 ore. E tutto nasce da quella vicenda, e cioè dallo stupore, dall'indignazione che attraverserà l'opinione pubblica su come la polizia si era comportata. E quegli stessi personaggi, in particolare il questore, finiranno dritti dritti, di lì a pochi mesi, nel pieno clamore e nella tempesta del caso Montesi. Sì, il riferimento al dibattito parlamentare ci conduce, credo, al tema dell'interpretazione di questi fatti e del contesto complessivo da parte della, come si può dire, delle zone alte della società, laddove le zone basse sono quelle raccontate nel libro, da parte dei politici, e da parte degli intellettuali. Non ci dimentichiamo che Ragazzi di Vita di Pasolini è del 55. La temperie, eh, l'attenzione per quella zona, diciamo oscurata della coscienza, e ancora qui c'è la metafora, eh, la coscienza civile, quali erano le periferie, è di quegli anni e non soltanto per via, per via dei fatti di cronaca. Eh, mi piaceva molto il riferimento alla eh, eh, polemica fra Malaparte e Ingrao, eh, non, non ci vuol molto. Diciamo per quello che mi riguarda, dire quanto sia d'accordo con la posizione di Ingrao, io trovo insopportabile la retorica del siamo stati noi o è colpa nostra, perché è un sofisticato, forse neanche tanto sofisticato, metodo per liberarsi dalla responsabilità, non per prendersela, perché se siamo tutti responsabili, allora è sufficiente che uno si copra eh, il capo eh, di cenere, ma non è tenuto a far nulla, perché se siamo tutti responsabili, nessuno lo è, e giustamente con la potenza polemica che lo caratterizzava, Ingrao risponde e dice se siamo tutti responsabili perché dovrebbe il sindaco sentirsi responsabile di andare a fare il suo lavoro. Allora ecco il tema della responsabilità civile e politica rispetto a queste cose è qualcosa che c'è in sottofondo ma secondo me è un tema importante evocato dal libro e forse due parole potremmo dirle. Sì, c'è, lo diceva Valerio Barletta nel suo intervento. Se vogliamo riferirci per esempio a come era fatta Prima Valle, che è, un, è una parte importante di questa narrazione, perché qui c'è il nipote, si chiama Giorgio Guidi, non so se adesso c'è ancora, è il nipote dell'architetto, eccolo là, dell'architetto, dell'urbanista che fu incaricato di eh, redigere il piano di Prima Valle e redigere, reda, eh, diciamo, fece questo piano che prevedeva alcune cose, prevedeva un quartiere con una determinata densità edilizia di abitanti e con un sistema di collegamenti. Poi però l'attuazione di questo programma fu diversa, come spesso accade a Roma, a un certo punto eh, il sovraffollamento era tale che furono aumentate le quantità, le densità, quindi le case furono alzate di piani. E la grande circonvallazione, che, per chi conosce Primavalle, sa benissimo che Primavalle ha un asse centrale, una strada dritta che la taglia in due, che è via Federico Borromeo che corre da piazza Clemente XI fino alla piazza dell'altra chiesa, che sta esattamente a nord, e quello doveva essere il tratto di attraversamento di una circonvallazione che collegava poi Roma. Questa cosa non si farà e sostanzialmente Primavalle rimane un mozzicone. Nella campagna, buttato nella campagna senza collegamenti. Bene, nei lotti popolari c'erano delle aree per i giochi che ancora ci sono, ma completamente disadorne: i bambini non andavano a giocare lì, se ne andavano per le rupi scoscese della collina ed erano quindi in posizione continuamente insicura, esposti a chi passava. E... Quindi il tema diciamo, della responsabilità civile. Esiste naturalmente in forma indiretta, perché non ha una ricaduta sulla vicenda penale. Però c'è un tema che Valerio diceva all'inizio e sul quale concordo, e cioè che per come vengono fatte le città e soprattutto per la piega che prendono poi nel corso del tempo quelle masse fisiche, segnano la vita delle persone, prima ancora che esse nascano. Prima ancora che esse nascano. E quindi la responsabilità civile di chi poi gestisce, di chi poi accompagna queste cose è massima, è notevole. A Prima Valle aveva un tessuto sociale e civile importante perché c'erano le forze politiche, ci stavano le associazioni che facevano assistenza all'infanzia, certo, tutto questo c'era. Ma c'era soprattutto un grande sovraffollamento, la gente viveva costipata in questi quartieri soffocata e ci sarà dopo il fatto di Prima Valle la grande inchiesta parlamentare sulla miseria che metterà a fuoco come si viveva a Napoli, a Palermo, a Roma, a Roma si prendono cinque quartieri, non c'è Prima Valle, ma si parla lì di Gordiani, si parla di Pietralata, ma sono più o meno le stesse situazioni nelle quali si, si descrivono situazioni al limite incestuose eh, certi tipi di patologie mediche eh, certi modi di vita e, ed erano naturalmente dei posti dove la polizia poteva sapere le cose perché aveva gli informatori, ma era anche sopportata la polizia perché si cercava sempre di non fare in modo che mettesse il naso nelle cose delle, delle persone perché ognuno poteva avere un problema. Quindi questo tema esiste nella narrazione, ha un suo peso è rilevante e caratterizza, segna. La storia, perché a un certo punto, questa è l'ultima cosa: segnalazione che faccio su questo punto. Uno degli aspetti sui quali l'indagine si interrogherà e uno degli elementi deboli dell'alibi di Egidio è quando è arrivato a Prima Valle. Perché lui arriva, sostiene di arrivare alle 8.30 con l'autobus. Le testimonianze dicono no, è arrivato alle 8.00, la bambina muore probabilmente nel pozzo intorno alle 9.30-10, quindi se lui è arrivato alle 8.30 un'ora di tempo si dice non è sufficiente per fare tutte le cose che ci stanno in mezzo nei percorsi che fa Narella prima della morte, mentre se è arrivato un'ora e mezza prima Egidi può averla presa e portata al pozzo. Questa mezz'ora... <ride> È un tema centrale della vicenda. E da che cosa dipende l'incertezza su questa mezz'ora? È arrivata alle 8, alle 8 e mezza? Semplicemente dal fatto che l'autobus, il 236, non aveva delle percorrenze regolari. Non si poteva capire se da Cavalleggeri a piazza Borromeo era arrivata alle 8, alle 8 e mezza. Qui c'è una storia che, con espressione abusata, ma insomma sempre efficace, è una storia gialla, rimasta insoluta. C'è un'indagine, c'è un orientamento della polizia. Abbiamo visto praticato in che modo. C'è un sospettato che alla fine viene assolto, ma il fatto di essere assolti senza nessun riferimento a fatti diciamo così, recenti non significa che sia innocenti. Eh, no, per carità. Eh, e ci sono altre ipotesi investigative, in particolare l'autore, eh, con eh, devo dire molta delicatezza, ma altrettanta chiara percepibilità del punto di vista, ha, ha un'idea. Su chi possa essere responsabile del fatto e su quali siano eh, le ragioni contestuali e specifiche. Quindi, io direi che possiamo proprio andare a concludere con questa parte più gialla e poliziesca della vicenda. Grazie, non sono certo io un narratore di gialli, quindi non posso competere con te per la capacità di narrare eh, situazioni di questo tipo, però certamente c'è un giallo che non nasce da un racconto ma nasce da una verità quindi le cose stanno così c'è una storia ufficiale la storia ufficiale è Annarella viene mandata a fare la, le commissioni dalla mamma alle sette e mezza esce, fa il suo giro poi incontra Egidi sulla piazza gli chiede le castagne e Egidi le compra si avvia verso casa, scompare, secondo la narrazione ufficiale, secondo quello che alla fine sta alla base della mh, ipotesi che porterà al processo Egidi, Egidi dopo un po' segue Annarella, la rincontra, si dice nel, nel verbale la riarriverà, All'incrocio tra via Litta e via Pietro Maffi, dove c'è, avete visto nel video, una, un negozio che fa la pizza, c'è scritto Specialità Siciliane. Lì c'era una tabaccheria che vendeva le sigarette e, e Gidi fumava molto. Quindi la, per andarsi a comprare le sigarette è arrivato lì e poi l'ha condotta mano nella mano a due chilometri di distanza, eh, vicino a questo pozzo. Lì ha tentato di aggredirla in una cunetta e non c'è riuscito l'ha colpita con un corpo contundente appuntito e poi stordita e diciamo disperato l'ha buttata nel pozzo questa è la versione ufficiale cosa va non di questa, che cosa non va di questa storia non va il fatto che Prima Valle all'incrocio tra Via Litte e Via Maffi all'epoca era un fortino quello era il muro di cinta Dopo non c'era più niente, c'era la campagna dispersa, senza illuminazione, senza strade. E il pozzo dove Annarella viene ritrovata sta a due chilometri e mezzo di distanza. Ci vogliono 20 minuti per arrivare a quel pozzo, in una strada sconnessa. Chi conosce Prima Valle sa che via Pietro Maffia a un certo punto devia, sulla destra, scende, c'è un dirupo vero e proprio, poi fa una strana S e si arriva a Via della Nebbia. Bene. Vicino a questo pozzo non c'era nulla, tranne una casa. Casualmente questa casa era abitata da un che poi testimonierà nel, nel processo, era di proprietà del senatore democristiano Igino Giordani, eh, ma soltanto proprietario. Ovviamente non c'entra nulla Giordani nell'inchiesta, è un po' un puro fatto di curiosità. Però davanti a quel pozzo c'era una casa, in una campagna sterminata c'era un pozzo con una casa abitata e lì sarebbe avvenuto tutto. Questo è un primo elemento che non funziona. Poi c'è un'altra questione. La mamma denuncia il 19 di febbraio la scomparsa di Annarella, elencando i vestiti che la bambina indossa: un giacchettino blu, una sottoveste, delle scarpine e così via. E sono riportate nell'atto di denuncia, nell'incartamento. Quando il 3 febbraio viene ripescata. Annarella ha altri vestiti. Il procuratore della Repubblica, sostituto procuratore della Repubblica, fa un primo verbale e descrive una vestizione, diciamo, degli abiti che sono gli stessi della denuncia. Però poi cosa succede? Che la bambina arriva all'istituto di medicina legale per l'autopsia e i periti dell'istituto di medicina legale descrivono altri vestiti. Cioè la bambina non indossa i vestiti della denuncia e del rapporto del procuratore della Repubblica, ma c'è un altro tipo di vestiti. C'è un cappotto diverso, c'è una maglietta diversa, c'è la sottoveste che prima non c'era. Ehm, C'ha tante cose che fanno capire che la bambina ha a un certo punto cambiato i vestiti. Non può averlo fatto nel furgone mortuario. Nello stomaco di Annarella viene trovata della verdura. Ricordate che in casa Bracci, per condire la verdura si era mandata a Narella a cercare dell'olio, che poi non è olio perché gli daranno dello strutto involtato dentro una carta. Quindi ha mangiato della verdura a un certo punto. Non può essere andata direttamente da Via Borromeo al pozzo. Poi c'è un altro fatto strano. Il nonno sogna il 3 marzo il giorno in cui scadeva il termine di carcerazione della mamma di Annarella sogna improvvisamente Annarella che gli dice vieni sono in quel pozzo eh, mi sono sognato la mia nipote che mi tirava per i calzoni mi ha portato al pozzo ho aperto il coperchio ho sentito un cattivo odore e ho capito che era lì questo avviene il 3 marzo due giorni prima un signore compare e scompare in proprio come una maschera, compare e scompare dalla scena che si chiama Barone Melodia di Trani, cioè è un uh, nobile pugliese che viene dal sovrano ordine di Malta, va al messaggero e dice metto una taglia di 300.000 lire per chi troverà la bambina, perché io ho una bambina della stessa età, mi sono commosso e dà questa posta. Due giorni dopo il nonno scopre incasserà la posta, naturalmente non c'è nulla che possa dire ha scoperto per incassare la posta, ma c'è qualcosa che ruota intorno alla famiglia di origine di Annarella che fa ri riemergere il corpo di Annarella. Sulla cunetta dove avrebbero seduto i due viene ritrovati, vengono ritrovati poi degli indumenti, un gomitolo di mutandine stracciate e piene di fango la borza ma senza il carbone, la bottiglia dell'olio e chi trova questo? Lo troverà il fratello di Annarella che dirà ci sono degli effetti personali e li consegna la polizia. Il nonno, il fratello, la verdura. Quindi viene fuori diciamo, una ipotesi diversa. Forse Annarella è passata a casa. Può darsi che qualcosa sia successo lì. Questa sarà la tesi della difesa di Egidi, sostenuta con accortezza perché gli avvocati, nel corso del processo, hanno il problema di salvare la posizione di Egidi, non di accusare altri. Quindi usano questa argomentazione con grande attenzione. Poi i protagonisti della famiglia di Annarella, purtroppo, scompariranno negli anni successivi e quindi non ci sarà più neanche la possibilità di perseguire un'altra ipotesi. Ma ci sono elementi. Che fanno pensare ad un altro andamento delle cose. È andata così, non lo può provare nessuno. Però a me ha interessato non tanto la ricostruzione giallistica, tra l'altro, eh, che dovrebbe essere gestita con molta delicatezza, appunto. Ha interessato perché il delitto familiare aggancia un altro tema, e qui chiudo. La famiglia Bracci era una famiglia complessa. Ma aveva pur nella sua dimensione sociale e popolare, un, soprattutto la famiglia della mamma, un link con altri settori della gerarchia vaticana. Aveva, è una famiglia che veniva da funzionari vaticani, ufficiali militari dello Stato Pontificio e che aveva nella sua storia. Un rapporto con altre cerchie del Vaticano perché la mamma, insieme a tutti i fratelli, era stata allevata grazie all'interessamento di un importante monsignore in collegio. Poi tutti gli altri fratelli faranno carriera nella Chiesa o nello Stato, diventeranno chi madra superiore, chi funzionario dello Stato. La mamma seguirà altre strade per tanti motivi che stanno scritti nel libro e la sua condizione sociale si abbassa. E, e quindi c'è questo elemento. Che viene messo, diciamo, che si coglie nella lettura dei verbali e che sta lì, inerte, riteniamolo inerte. Poi c'è un altro elemento. A un certo punto, quando si decide di incolpare Gidi, di dire: No, non può essere stata la madre, è stato Egidi perché c'è il mostro, sono stati ritrovati gli effetti personali. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi: le mutandine della bambina hanno uno strano percorso perché vengono. Dati non vengono consegnate alla Procura della Repubblica, al magistrato, vengono mandate in questura. Il questore le fa vedere alla madre: dice, sono, Le riconosce? No, non le riconosco, le lavi. Un corpo di reato viene lavato e poi scompare, non si trova più, i vestiti non si troveranno più. Il presidente del tribunale scriverà all'istituto di medicina legale: Ma dove sono finiti i vestiti? Ma sono stati tagliati. Perché bisognava fare questa autopsia, ci sarà un rimpallo tra i vari ispettori di polizia, ma sì, certo, bisognava consegnare questi corpi di regato, ma forse ci ha pensato lui, no, forse ci ha pensato lui. Quindi questa è la storia degli indumenti intimi che sono centrali per decidere il mostro. Comunque quando alla fine si decide che è il mostro, Gidi perché confessa? E chiudo. Confessa perché l'ultimo giorno dei sette, a un certo punto... Arrivano nella sua cella a San Vitale due personaggi, si chiamano eh, Fichera e Auteri, sono due catanesi, non si sa che cosa stanno a fare a Roma. Fatto sta che vengono buttati nella sua cella e gli dicono: Che cosa hai fatto tu?. Dice, io sono quello di Primavalle. Mi dicono, mi accusano, ma io non ho fatto nulla. Dice, Noi abbiamo, ci accusano di aver rubato una borsa, uno scippo. Si apre una porta. Entra un funzionario di polizia, prende uno dei due, passa un'ora e questo rientra pesto, si tratta di un pestaggio finto e dirà ad Egidi guarda che devi confessare perché se non lo fai questi ti ammazzano, però non ti preoccupare, tu confessa, poi ritratterai dal magistrato perché è lì che conta quello che dici. Ed Egidi l'ultimo giorno alla fine farà così, accetterà di narrare una storia che non si sa, lui dirà me l'hanno messa in bocca, non c'è prova di questo, narra la storia di aver accompagnato la bambina e quindi viene incriminato e dopo due giorni mandato a Regina Celi dal magistrato. Ma appena lui parla, un minuto dopo che lui parla, parte un dispaccio ansa del ministro degli interni, di Mario Scelba, che dice abbiamo trovato il colpevole, è Mario Gidi, è un mostro e subito appresso telegrammi della Presidenza del Consiglio della Presidenza della Repubblica Parlano, tutto lo schieramento politico parla e dice abbiamo trovato il colpevole non è la prima volta che accade era successo con Giro Limoni, che la politica si era impicciata direttamente delle indagini succederà nel caso Fenaroli dove Tambroni, Ministro dirà prima ancora che si capisse bene come stavano le cose che la colpa era di Raul Ghiani e, e dell'ingegner Fenaroli. La politica entra direttamente nel mettere la parola fine a una storia. E Annarella verrà sepolta l'8 marzo in quella tomba gentilizia con una lapide dove c'è scritto: siamo all'8 marzo, la lapide sarà stata montata qualche giorno dopo, dove c'è scritto, è morta diciamo, perché non volle peccare cioè c'è scritto che è morta per colpa di un mostro ma in quel giorno, il 10 marzo del 50 Egidi era solo indiziato quindi ci sono gli elementi per dire è andata diversamente ci sono gli elementi per dire c'è stato un qualche interesse di livelli superiori della politica perché le cose andassero diversamente non ci sono questi elementi e nulla può considerare mettere, diciamo autorizzare a dire sono andate diversamente le cose Quel che è certo è che, a mio parere, Lionello Egidi non era colpevole, che le indagini erano viziate e quel che è certo è che quel gruppo dirigente della Polizia Romana si ritroverà, nel caso Montesi, nella stessa situazione di possibili depistaggi e sarà anche sottoposto a un processo, anche lì finito con assoluzione, per un possibile depistaggio nel caso Montesi, altra ragazza romana rimasta senza giustizia, come è noto nel 1953. Bene, grazie, davvero interessante, molto interessante. Allora per chi vuole acquistare il libro, eh, il libro è disponibile eh, nella bookshop di Piazza del Campidoglio che la libreria chiude alle 19.30 quindi affrettatevi, poi... E grazie, di essere, grazie di essere intervenuti.